Le prime cose che faremo saranno dedicate alla cura della città, e cioè all'ordine, alla pulizia, alla cura del verde, all'organizzazione generale della città per farla arrivare a standard europei sotto questo punto di vista. Alcune delle opere importanti che sono inserite nel nostro programma sono legate alla promozione culturale della città di Frosinone. Noi abbiamo pensato a un museo degno di questo nome, facendo accordi con grandi musei nazionali e prendendo, diciamo, a prestito opere che magari lì non trovano spazio per essere esposte. Un'altra grande opera che secondo me, è indispensabile fare, dopo che se ne parla da tanti anni, fino adesso si è parlato di Parco del Fiume Cosa. Io preferisco parlare di progetto Fiume Cosa, perché il Fiume Cosa è come una cerniera che va da una parte all'altra della città. In questo momento è una cerniera aperta. Io vorrei invece che fosse una sorta di congiunzione delle due parti della città, quelle che stanno da una sponda e dall'altra. Ed è importante dal punto di vista sia ambientale, perché parliamo di un fiume e quindi di tutto quello che c'è intorno, sia dal punto di vista storico, archeologico e culturale, perché intorno al fiume si è sviluppata da sempre la città di Frosinone, quindi si trovano tanti reperti archeologici che adesso sono trascurati, mosaici, resti di edifici, eccetera, eccetera. Io so com'è la città di Frosinone, so quali sono le problematiche attuali. Io preferisco parlare di quello che faremo noi in futuro. Parlavamo prima di grandi opere, un'altra grande opera sarà il rilancio del centro storico. Bisogna rialzare su tutte le saracinesche che attualmente sono abbassate e danno un brutto spettacolo per un centro storico. Va rianimato il centro storico dal punto di vista commerciale, con politiche di defiscalizzazione di chi investe in quella zona.